Oggi mi preparo con voi. Ho deciso di fare il trucco che avevo nel video dei fondotinta minerali e compatti, la review appunto di tutti i fondotinta, perché mi è stato richiesto da tre ragazze. Quindi all'inizio non lo volevo tanto fare perché comunque utilizzo due prodotti che già avevo utilizzato tempo fa e non mi preparo con voi, anche se poi tutto il look è diverso, però così. Alla terza richiesta ho detto chi se ne frega, lo faccio e via, anche perché così chiacchierò un pochino con voi. Avevo proprio voglia appunto oggi di chiacchierare con voi e quindi insomma eccomi qui. All'inizio non sapevo se farli o continuarli a fare questi tipi di video, però vedo che me li richiedete, vedo che comunque vi piacciono abbastanza, insomma non vi dispiacciono poi così tanto e quindi quando avrò voglia, quando come oggi mi sentirò di chiacchierare con voi, appunto li farò. Io però ho già fatto la mia base con il correttore, questo qua di Maybelline, nella colorazione light, perché comunque ne manca pochissimo e lo voglio terminare. A volte uso questo qui o quello di NARS, insomma, li alterno. Ultimamente però sto usando sempre questo perché lo voglio finire. Come fondotinta ho usato questo di Lililolo, il fondotinta minerale di Lililolo, però questa volta ho fatto un mix tra il China Doll e il Berly Buff, li ho mixati insieme. Comunque vedete che li posso tranquillamente usare anche così. Non vi ho fatto vedere la base perché comunque ve l'ho già fatta vedere nel video della review del fondotinta di Lililolo e poi perché comunque penso che ve la farò vedere anche in un altro video. Come base ho già applicato il primer occhi di Zoeva, così stringiamo i tempi, anche perché di solito i miei mi preparo con voi durano tipo 17 minuti, 15 minuti, insomma non riesco a farli durare meno e quindi così stringo un pochettino i tempi. In quel video poi sulla palpebra mobile avevo usato l'ombretto di Wycon, questo qua, il numero 11, famosissimo, che cioè fantastico, io amo proprio per l'estate, meraviglia delle meraviglie, eccolo qua. E quindi niente, lo mettiamo su tutta la palpebra mobile. Io di solito lo applico proprio con le dita perché così riesco ad usarlo meglio. Quindi ne prendo un pochettino così. Poi a volte scarico anche l'eccesso sulla mano e poi lo applico così, viene un po' più uniforme. Tipo così. Ok, qua non posso parlare perché devo farlo bene. Eh sì, un pochettino si spreca comunque il prodotto sulla mano, però io così riesco ad applicarlo molto meglio. Perché se lo applico poi direttamente, non so, sembra che non viene troppo sfumato. Guardate che bello qua sulle mani, bello luminoso, fantastico. Nella piega poi metto Star Violet di MAC, che ho in questa palettina, sarebbe questo qua, che è stupendo, questo ombretto. Praticamente questi due prodotti li avevo già utilizzati e non mi preparo con voi, mi preparo con voi 8, avevo visto. Però poi tutto il resto, tutto il look, eccetera, era poi tutto diverso comunque. Vi volevo raccontare un pochettino di cosa mi sta succedendo, insomma, in questo periodo, dato che non parlo mai di me perché sono molto riservata, io anche troppo. Infatti per quello mi sento un pochino un pesce fuor d'acqua qua su YouTube, perché appunto tutti parlano della loro vita senza problemi, così. Invece io, proprio per carattere, sono proprio molto riservata. E quindi niente, però questa cosa ve la volevo dire, ve la volevo condividere, l'ho già detto su Instagram, però mi faceva piacere comunque condividerlo perché comunque siamo in un periodo brutto per quanto riguarda il lavoro e quindi magari è un po', se lo dico, è un po' anche una speranza per qualcuno, insomma, perché non dovete mai mollare, non dovete mai abbattervi e se io lo dico a voi, lo dico anche a me stessa, quindi per quello. In pratica oggi è domenica, mi sto truccando perché dopo vorrei registrare un altro video. Poi facciamo un giro fuori, niente di che, niente, cosa molto semplice. E domani inizierò un nuovo lavoro. Ebbene sì, in un'altra azienda. Quindi
dopo tanti anni. Purtroppo l'azienda precedente, io non riesco a fare due cose insieme, o mi trucco o parlo un po', non so perché non ce la faccio. Comunque, sì, purtroppo l'azienda precedente non va bene. Hanno messo un sacco di persone in cassa integrazione, purtroppo, un'altra volta, perché era successo anche l'anno scorso. Ma io comunque non ero fissa e spesso mi lasciavano a casa. E quindi praticamente niente, mi sono guardata intorno e domani inizierò un nuovo lavoro, anche se più o meno è sempre lo stesso, cioè io faccio l'operaia. E anche se ho studiato, ho il diploma, eccetera, però non ho mai trovato sinceramente. Ah, ma anche perché comunque non mi ci vedo molto come impiegata, non lo so, non mi ci vedo molto in un ufficio, non lo so. E invece comunque mi piace molto lavorare con le mani. E quindi è così, anche se il lavoro di operaia è abbastanza faticoso, perché poi vabbè, dipende dalle aziende, io ne ho girate tantissime, in tantissimi settori. E quindi ci sono delle aziende in cui un po' il lavoro è più pesante perché fai sempre, sempre lo stesso lavoro, ed altre in cui è un po' più variegato, quindi è un po' meno pesante, diciamo in quel senso lì. E metto anche sulla piega. Questo ombretto qua della Boudoir Eyes che amo alla follia di Too Faced, questa qui l'ho comprata io poi un paio di anni fa, ma è una delle mie palette preferite assolutamente che ripesco in questo periodo, e metto Voulez-Vous che è un marrone borgogna stupendo che appunto ci sta benissimo qua in questo trucco. E comunque dopo tanti anni, perché io lavoravo in quell'azienda circa da 5 anni, è comunque dura, dura cambiare, comunque tutto cambiare, azienda cambiare, insomma, facce. Da una parte è bello perché comunque ci sono nuove persone, conosci nuove persone, eccetera. Dall'altra, insomma, è un po' strano. Perché appunto ci sono passati tanti anni. Intanto si stanno volando, poi metto questo qua sotto l'arcata sopraccigliare. Non mi ricordo se avevo messo qualche altra cosa. Boh. E quindi praticamente inizio domani. Sono un pochettino agitata perché, appunto, insomma, la prima settimana è sempre quando inizi un lavoro, è sempre quella più dura perché non conosci nessuno, perché anche l'ambiente, appunto, non sai dove andare, non sai dove girarti. Quindi speriamo bene, insomma, ora che vedrete il video, se andrà tutto bene, se appunto lo vedrò e deciderò di metterlo, appunto. Saranno passati già 4-5 giorni dall'inizio del lavoro. Quindi ragazze, tenete duro, non mollate. So che appunto in tantissime siamo in queste condizioni di precarietà, però mi raccomando, forza e coraggio. E anche se questo non sarà il lavoro della mia vita, quello no, assolutamente. E insomma, in questo periodo si accetta quello che c'è. Tutto questo nero qua. Come matita però metto questa volta la Super Shock di Avon, questa qua che è un marrone borgogna bellissimo che ci sta molto bene in questo trucco. Mi è stata regalata questa qua da una ragazza che mi segue perché faccio fatica a reperire Avon e quindi però mi piace tantissimo. Come base per il mascara metto questo qui che mi sta piacendo tantissimo, è la base per il mascara di Wycon della Wild Escape e vi dico che è fantastico, mi sono innamorata proprio di Wycon, è fantastico perché in curva allunga e infoltisce, è proprio wow. Bisogna fare una passata, tipo poi applicarci su o due, quello che volete, poi applicarci un altro mascara e quindi io ci metto questo qua di The Balm, che comunque da solo non mi fa molto impazzire, è un mascara tranquillo, normale, quindi comunque con la base dovrebbe risultare migliore. Quindi ragazze, io non aspetta, mi metto il mascara e poi vi dico cosa volevo dire.
Volevo dire che appunto sarò tutta l'estate impegnata, non andrò in vacanza, lavorerò. Fatemi sapere se anche voi lavorerete, se starete a casa oppure se andrete in vacanza dove. Mi piacerebbe andare ad esempio un weekend da qualche parte, giusto a fare una scappatina, perché ad esempio quando è il turno del pomeriggio alle 2 e all'1:30 stacco, alle 2 sono a casa. Quindi non so, magari partire un venerdì pomeriggio e tornare domenica sera. Giusto per vedere un pochettino il mare, fare un weekend così molto veloce, solo che non so, pensavo alla Toscana. E sono già stata da un sacco di parti, tipo in Versilia sono già stata, Forte dei Marmi, eccetera. Sono stata vicino all'Argentario. E non lo so, consigliatemi una zona. Ecco, dove carina, bella, dove appunto poter andare giusto per 2 o 3 giorni, un fine settimana di luglio, giusto per prendere un po' di tintarella e guardare un po' il mare, insomma, farmi un bagno, giusto così per dire anch'io sono andata in acqua, ecco. Ho pensato alla Toscana perché comunque mi piace un sacco la Toscana, mi piace tantissimo e è abbastanza vicina. Sto usando come matita per le sopracciglia la Manga Brow, quella di neve, quella là, insomma, un po' più scura. Vado a fissarle col gel per sopracciglia di Kiko. Come blush metto uno che sto praticamente utilizzando tutti i giorni e mi piace tantissimo, ed è l'Happy Booster, questo qui, della Physician Formula. Oppla, eccolo, ve ne parlerò prossimamente comunque. E questo qui l'avevo preso all'OVS, quella in via Ugo Bassi a Bologna, e l'avevo pagato tipo 15 euro, però mi piace un sacco perché io praticamente poi prendo questi cuoricini qua, quelli un po' più chiari, e mi piace tanto, dà veramente un rosa molto carino. E mi stavo dimenticando di dirvi è che sono anch'io su Periscope, e l'hanno fatto anche per Android, quindi io l'ho scaricato perché appunto ho un Samsung io. L'ho scaricato e niente, ultimamente mi sto guardando qualche live di tipo, ne fa tantissime Federica Piccinini, Sweet as a Candy, ogni tanto mi metto lì a guardarle. Quindi niente, se vi va seguitemi anche su Periscope, che magari quando arriverò, non so, a un 100, 200, un centinaio diciamo di persone proverò a fare una live perché sono davvero molto carine. E giusto così per farsi due chiacchiere. Più che altro adesso siamo in 45, siamo un po' pochini. Cioè, ho paura che se poi faccio una live magari non c'è nessuno. Quindi voglio prima avere un pochettino di gente, così insomma, quando farò una live almeno so che qualcuno ci sarà, voglio dire. Quindi praticamente ho anche Twitter perché per fare il Periscope ho dovuto attivare anche Twitter. Devo dire che non mi dispiace, non è male come mi piace più di Facebook. Ormai Facebook proprio non mi piace. Mi piace il fatto che il post non lo veda nessuno. Invece Twitter è molto più figo. Ok, sulle labbra vado a mettere, è appunto quella che avevo anche in quel video, la tinta di Wycon, questa qui rosa ciclamino 02, che è bellissima, mi piace un sacco questo colore. Quindi tolgo il burro cacao perché comunque questa tinta va messa sulle labbra proprio asciutte asciutte. Togliamo un po' l'eccesso perché così si fa e vado a metterla. Questo qua è il primo strato, quindi poi lo lascio un pochino asciugare. Quando asciutto faccio un'altra passata, quindi mi è stato detto di far così. Adesso faccio un'altra passata. Questo è il look terminato. Spero vi piaccia, spero di avervi fatto compagnia. Io vi mando un grossissimo bacio e alla prossima!